dolce dopo l'amaro della sconfitta subita dal Napoli femminile in casa della Fiorentina per 2-0, il dolce di Sabatino Sivica, pasticcere pluripremiato che da tantissimi anni è anche molto vicino al mondo del calcio, nonché al mondo del sociale, il tentativo appunto di mettersi alle spalle quelle grosse di Sabrina Tasselli e di Serena Boaglio, il tentativo, dicevo, di mettersi alle spalle il 2-0 che il Napoli femminile ha subito in Toscana domenica scorsa. E allora, due portieri non a caso per mettere appunto le mani in pasta in quelli che saranno poi i dolci della tradizione napoletana come il babà, ma anche le chiacchiere di carnevale, perché no, qualche dolce speciale in virtù del San Valentino che si avvicina. Due portieri che vuol dire due scelte di vita, perché poi il portiere è essenzialmente una scelta di vita, quella compiuta da Sabrina Tasselli e quella compiuta da Serena Boaglio. Veniamo subito a te. Perché portiere? Mi dicono per pigrizia. Non è pigrizia, è, diciamo che correre è un altro sport. E invece parare che cos'ha di speciale? Beh, parare è spettacolare. È diverso. È diverso. E invece per te che cosa vuol dire fare il portiere? Perché poi alla fine tante volte, no, quando si inizia a giocare a calcio si guarda essenzialmente a chi fa i gol, agli attaccanti, alla loro popolarità. Il portiere è sempre un ruolo delicato, un ruolo particolare. Sì, io ho iniziato perché mi hanno praticamente obbligato, tra virgolette, ero la più alta, mi hanno detto oh, vai in porta. In genere a scuola dicono a quelli più alti di mettersi dietro, esatto, nelle fotografie, sì, e a te a me in porta, sì. E da lì è iniziata questa passione che adesso mi piace un casino, poi alla fine correre non è che proprio fosse la mia passione. C'ha ragione. Mi collego a Sabrina, quindi... Dicevi una parola importante, passione, che è quella che accompagna anche ogni giorno Sabatino Sivica nella sua pasticceria. Passione enorme che tu hai per il calcio, almeno pari alla timidezza che stai mostrando in questo momento davanti alla telecamera, perché mi raccontavi di essere anche una grandissima appassionata appunto dell'allenamento e della nutrizione, perché sono poi due cose strettamente collegate e di cui ci occupiamo spesso nel nostro format Un Sacco Bello con Mulino Caputo. Eh sì, infatti è consigliato tantissimo per la nutrizione sportiva. No, questo certamente un po' meno è consigliato più per festeggiare. No, vabbè, questo è per sgarrare. Per la sconfitta, per tirar via l'amaro, ci vuole il dolce. Però torniamo invece un attimo su questa tua forte passione per il lavoro, quindi per l'allenamento, ma anche per quella che è l'alimentazione, che deve andare di pari passo con... Io credo che sia tutto collegato, come mangi rispetto a quello che sei e quello che alleni, diciamo, anche la parte il famoso primaria. Allenamento invisibile in qualche esatto, modo. Esatto, sì. E invece come essere a Napoli? Perché poi è una città dove, oltre ad allenarti, puoi assaggiare anche tanti dolci molto buoni. Questo il è un problema. Bisogna stare attenti perché qua è facile sgarrare. Però Sabrina arriva da Reggio Emilia e ha la sua prima esperienza al sud. Siamo dell'idea finalmente di volerla visitare questa città? Assolutamente. Non appena ce ne sarà la possibilità, no? In virtù esatto, sì. Di quelle che sono le restrizioni attuali. Chi si è innamorata nottetempo di Napoli è invece Serena Boaglio, giovanissimo terzo portiere che arriva dall'Empoli. Lei è della vicina Pinerolo, non diciamo neanche per chi fa il tifo. E però ha avuto di Napoli subito un impatto positivo, con Napoli un impatto positivo, e soprattutto che cosa ti ha trasmesso questa città in questi ormai due o tre mesi di permanenza? Ma io appena sono arrivata ero molto tentennante, diciamo, non mi piaceva molto, poi in realtà ci sono molti, molti pregiudizi su questa città che invece non ci sono, cioè è non tutto diverso, esatto, essere qua è veramente bellissimo, poi a parte il calcio è proprio bella la città, poi essere qua proprio in questa pasticceria che adoro è veramente un onore. Sabrina Tasselli, guanti da portiere o guantoni da cucina? Non male anche guantoni da cucina, potrebbe essere una cosa imminente visto comunque l'età, magari un cambiamento. Cambio guanti. Ma in realtà, vista l'età, c'è ancora tanto calcio davanti. Il portiere di riferimento di Sabrina Tasselli? Neuer, Manuel Neuer. E il portiere femminile di riferimento di Sabrina Tasselli, che ricordiamolo, arriva dalla Juve, è stata
il terzo portiere della Juve, ha giocato anche quest'anno in Coppa Italia contro il Pomigliano, viene quindi da una società prestigiosa, magari qui ti dico la verità, anche considerata un po' una rivale storica del Napoli, ma quello che invece è il portiere di riferimento di Sabrina nel calcio femminile, credo, vesta la maglia bianconera. Beh certo, Laura è sicuramente uno dei migliori portieri con cui ho giocato, anzi forse il migliore, e ho imparato tanto a averla come compagna di squadra. Laura Giuliani, portiere della Nazionale. A proposito, si avvicina una partita fondamentale nelle qualificazioni all'Europeo 2022 da parte dell'Italia di Milena Bertolini. Conosci tante ragazze che sono impegnate con la maglia azzurra, quella della Nazionale. Prospettive da parte dell'Italia sia di qualificazione sia poi per disputare un grande europeo l'anno prossimo? Beh, speriamo, ci auguriamo tutti che raggiungano l'obiettivo europeo e facciamo un grosso in bocca al lupo per la partita con Israele, che è l'ultima che chiude il girone, e poi da lì si spera di partire per l'europeo. E allora facciamo una sorpresa. Chiediamo a Serena che prospettiva ha il Napoli femminile di salvarsi e restare in Serie A. Lo speriamo veramente tutti. E quindi a questo punto vi lascio in buone mani. Sabatino! Allora, noi andiamo a preparare il babà. Ho preparato già le stampe, abbiamo l'impasto in macchina. Il babà va preparato con la farina Manitoba. Perché Manitoba? Manitoba è una farina forte che arriva dall'America. Perché è una farina che ha bisogno di glutine per poter far sì che arriva questa elasticità del babà. Poi lo vediamo quando lo prendiamo e lo mettiamo dentro agli stampi. Abbiamo anche le chiacchiere, un dolce di carnevale, e va fatto con la farina nuvola. Nuvola perché è leggera e si vede dall'impasto di queste chiacchiere che sono belle bucherellate. Anche noi per la sfida col Sassuolo.